Il cilindro di scotta per la coppa. È piuttosto interessante il nuovo sistema di American Magic, ma non perché in realtà probabilmente l'abbiano inventato loro, anzi, Luna Rossa ne ha uno molto simile e secondo me è semplicemente che appare al momento più pulito. È interessante il sistema perché gli americani hanno montato una rotaietta intermedia tra la rotaia di scotta e l'albero, molto più verso la rotaia di scotta. In realtà della randa. Questo può aver fatto pensare ad alcuni che il cilindro che è stato messo chiaramente orizzontalmente, quindi diciamo lungo la coperta anziché verticalmente in stile Team New Zealand, no? Come era quello della Scotta di Team New Zealand, beh, si è pensato che questo pistone potesse lavorare su questa rotaietta, cioè quindi spingendo o tirando su questa rotaia, oppure a doppio effetto, insomma. È abbastanza evidente che non è così, non può essere così, perché se voi ci pensate bene, l'unico punto dove potete efficientemente applicare la forza del pistone è al di sopra della rotaia di scotta vera e propria. Qualsiasi altra applicazione dello sforzo, comporterebbe una tensione anomala nella parte bassa della vela. Voi volete in certe condizioni che entrambe le rande siano molto panciute, quindi non potete tirare, il pistone non può tirare una linea retta che va, diciamo, dalla rotaia di scotta fino all'albero, quindi non è quello. Se invece dovesse agire su questa rotaia, dovrebbe spingere o tirare in modo tale che ti deformerebbe la parte posteriore della vela, oltre a creare tutta una serie di altri problemi. Se voi vedete, questa rotaia è una rotaietta in realtà piatta. Se voi vedete l'orientamento della rotaia principale, ha un orientamento super studiato. Questa qua in realtà è certamente studiato, ma è una rotaia piatta che è fatta semplicemente per supportare diciamo lo spostamento di questo cilindro da un lato all'altro, e a seconda di quanto tu diciamo approfondisci la pancia a vela oppure invece la raddrizzi, quindi chiaramente deve essere indipendente rispetto all'altra rotaia per certi aspetti, però il pistone deve poter fare leggermente avanti e indietro e deve semplicemente poter pivotare leggermente a seconda dei vari orientamenti della vela. Secondo me Luna Rossa semplicemente l'ha attaccata alla vela e non si è posto il problema di appoggiarlo al ponte in nessun modo, insomma, semplicemente l'ha attaccato alla vela, ma anche lei lavora col pistone orizzontale e probabilmente anche da prima. Quindi, diciamo, se voi vedete il supporto di questo cilindro, è evidente che è un cilindro pivotante che non è che può sopportare chissà quale sforzo. Se avete voglia, ditemi i vostri commenti. Adesso cercherò poi con Diego di approfondire un po' l'argomento e di vedere come potrebbe esattamente funzionare questo sistema, se in realtà è un paranco inverso, come penso che sia, oppure se invece è un paranco 1-1 diretto, è esattamente come funziona. Comunque, sicuramente escono praticamente due code tessili da questo sistema, e quindi sono queste due code tessili che danno tensione ai due pattini, che sostanzialmente fanno lavorare le due pelli in maniera indipendente l'una dall'altra, e dopo in più il tutto trasferisce tensione alla balumina, alla base, in vari modi. Se voi ci pensate, questo sistema funziona benissimo, ma il fulcro di questo sistema deve essere forzatamente al di sopra del carrello della scotta randa, non può essere altrimenti. Ciao e buona giornata.